La storia che vi voglio raccontare si svolge in Contrada Monte di Brienza, in Basilicata. La bella Basilicata. Vi dico solamente che zio Angelo è un bel giovanottone della bella età di 84 anni. Il 6 febbraio arriva nelle sale cinematografiche il film Zio Angelo e i tempi moderni, uno spassosissimo lungometraggio autoprodotto dalla Zork di Daniele Chiariello, girato tra Basilicata e Campania, tra Brienza, Caggiano, Buccino, San Gregorio Magno, Ricigliano, Polla e Romagnano al Monte. Un bellissimo spaccato di vita del Sud che vede come protagonista Angelo Leopardo, interprete di Zio Angelo, appunto, un anziano, vedovo, con un'unica figlia trasferitasi al nord, il quale abita da solo in una casa in montagna a 1400 metri d'altitudine e al quale a un tratto accadono alcune cose che sicuramente sono normali oggi, ma per un signore, come si dice di altri tempi, risultano davvero strane o meglio incomprensibili. O telefono. Queste cose sono nuove, io non ci capisco proprio niente. Internet. Tanta cosa bella da si arrivata, ma io non volessi che si arrivava. Così l'anziano stenta a capire cosa siano e a cosa mai possano servire le grandi pale eoliche, né si spiega la causa di un odore sgradevole portato dal vento. Una realtà diversa da quella attaccata alle abitudini cade insomma sul ristretto orizzonte in cui finora si era svolta l'esistenza quotidiana di zio Angelo. E la modernità, che nel film si presenterà nei modi più disparati, un secchio per l'immondizia con il microchip, il digitale terrestre, fino ad un meccanismo portatile di telesoccorso. E tra gag, cinici politici, colpi di fucile ed esilaranti dialoghi, zio Angelo, figura familiare che rappresenta un po' il nonno di tutti noi, come un moderno Don Chisciotte, accompagnato da gioiosi amici di avventura e dai paesaggi mozzafiato, cercherà a suo modo di combattere il nuovo che inesorabile avanza in questo mondo dove chi vuole rimanere in disparte pare non avere più la libertà di farlo. Mamma mia, ma sto cornotone ne ha sparato. Cose da pazzi, ma sto scemo. Ma com'è? Ma non è che ci ha preso pettissimo di zero? Effettivamente, come ti sei vestuto? Pulito la scaffava, una scoppottata.